Buonasera e bentornati in onda, sono le 20 e 38 minuti, buonasera David. A te cara Concita. Nella settimana dei funerali di Silvio Berlusconi, riemerge, rientra sulla scena, torna nell'agone politico Beppe Grillo. Beppe Grillo oggi si è fatto notare invitando la piazza a fare le brigate di cittadinanza, cioè a mettere il passamontagna, ha detto, e reagire a proposito del reddito di cittadinanza. Quindi mettete il passamontagna, e poi ha detto: io darei il voto ai sedicenni e lo toglierei agli ottantenni. Questa è anche una proposta molto interessante di cui parlare con Dacia Maraini, che diciamo appartiene più alla seconda che alla prima categoria, non senza violare diciamo la privacy né dire l'età, ci mancherebbe, però insomma credo che possa commentare questa proposta di togliere il voto agli ottantenni. Sarebbe un conflitto di interessi. Sarebbe in conflitto di interessi, però insomma ne parleremo con Dacia Maraini, grande scrittrice appena uscita in libreria con Il nome di Pazia, riflessione sul destino femminile, che è un altro tema di cui parleremo a proposito dell'eredità del berlusconismo. È tornato con noi Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera. Benvenuto. Grazie a lei. E sono collegati Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, e Francesco Specchia di Libero. Allora, mettere il passamontagna, passare appunto alla... Come possiamo chiamarla? Lotta. Dice che era una battuta, insomma, battuta. Sì, così una battuta. La battuta del passamontagna e anche la battuta del voto agli ottantenni da togliere, e ne parliamo proprio fra un momento. Noi abbiamo combattuto molte battaglie e anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Senza Silvio nulla sarà come prima e non sarà per niente facile. Forse lascia stare, che mi sembra ancora presto. Sarà, sarà, sarà per te. E allora questa era la nostra immancabile copertina curata dalla redazione. 20:47, buon sabato, buonasera Concita De Gregorio. Buonasera, posso dire commovente questo Francesco Nuti che sorride? Che peraltro dimenticato questo suo intervento, a questa sua bellissima canzone a Sanremo. Bellissimo sorriso di Francesco Nuti che ricorderemo. Ma la brutalità della cronaca ci impone di tornare ai temi del giorno, come avete sentito anche dal nostro telegiornale. Il Movimento 5 Stelle oggi in piazza contro le politiche del governo in materia di lavoro e precarietà. Da qui partiamo, delle dichiarazioni di Grillo stanno facendo molto discutere, dichiarazioni ironiche, diciamolo, con il suo stile, quello di Grillo, che è un attore prestato alla politica, in realtà è il fondatore del Movimento 5 Stelle. La giornata di oggi segna però il suo ritorno. Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna, fate dei lavoretti di notte, di nascosto, questo ha detto, ma lo sentiremo per completezza di informazione. E poi polemiche sul tema della giustizia, targata Nordio, Nordio lo rivendica, riforme fatte in nome di Silvio Berlusconi. Benvenuta a Dacia Maraini, scrittrice, che peraltro oggi proprio sul Corriere della Sera quelle parole che non direi oggi, ci arriveremo, perché a suoi antichi scritti hanno girato in rete facendo del taglia e cuci piuttosto fastidioso, ma ne parleremo. Grazie a Dacia Maraini, grazie a Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, bentornato. Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, benvenuto. E Francesco Specchia, inviato di Libero. E allora direi però, per completezza, prima i fatti e poi i commenti, sentiamo Grillo e con Massimo Franco da qui ripartiamo. Però sentiamo le parole esatte, così non ci sono equivoci. Vi ho presi che eravate piccolini, pieni di passione, cazzo.
Adesso guardatevi un po', ammucchiati lì a guardare. Il leader, volete il leader, volete il leader. Siete i leader di voi stessi, cominciate a fare le brigate. Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto i marciapiedi, le aiole, i tombini, senza dare nell'occhio col passamontagna. Fate il lavoro e scappate! Reagite, cazzo, reagite! Reagite e poi, come ricordava Concita De Gregorio, togliere il voto, sempre una provocazione, agli ottantenni e darla ai sedicenni. Però, Massimo Franco, partiamo da te perché... la questione va affrontata politicamente, perché quella non è uno spettacolo di Grillo. Se uno va allo spettacolo, paga il biglietto. Intanto, quella è una manifestazione di piazza, politica. Tanto poveretti questi che vengono invitati a mettere il passamontagna con queste temperature. Mi sembra una cosa abbastanza sadica. Secondo aspetto, quando si mette il passamontagna, a meno che non si vada in montagna per la neve, c'è sempre qualcosa di ambiguo e di vagamente aggressivo, non difensivo. E l'idea di aizzare una piazza, secondo me, al di là del fatto che Grillo è una persona, a mio avviso, con forti profili di irresponsabilità, al di là di questo credo sia un fatto abbastanza grave che poi non so quanto produrrà, anzi, sono sicuro che non produrrà grandi effetti perché poi le persone sono molto più responsabili a volte dei loro leader. Però lui dice, Tacia Marini, basta aspettare il leader, ma in realtà da molti anni, mi verrebbe da dire da decenni, questo è un paese che ha affidato il suo destino a qualcun altro, a qualcuno, all'uomo forte, che lo governasse, che risolvesse i problemi. Ma no, a me sembra grave il fatto che tanta gente non voti, quello è il problema, semmai, non è una questione di età. È una questione che c'è un disamore verso la politica, una sfiducia, che quella è gravissima. Il 40% delle persone non vota, mi sembra la cosa più grave. E da cosa dipende? Perché non vanno? Appunto dalla sfiducia nella politica. Si pensa che... Io quando sento dei ragazzi, vado molto nelle scuole, chiedo, dico, ma vai a votare, i liceali che hanno 17-18 anni, dico, ma vai a votare, e mi dicono... spesso, no, ma non mi rappresenta. E dico, però, poi ti rappresentano comunque, perché poi le istituzioni ci sono, e poi vanno al governo e ti decidono del tuo futuro. Quindi tu devi votare. Però spesso sento dire, non mi rappresentano. Ecco, quindi evidentemente una sfiducia nei riguardi della politica. Però c'è questa delega, scusa se resto qui, Dacia Maraini, ma questa idea che deve essere qualcun altro a risolvere le questioni per te. L'uomo forte è stato il primo a scendere in campo, come lui diceva, è stato Silvio Berlusconi, che per 20 anni ha menato la danza, è scomparso questa settimana, ma il berlusconismo gli sopravvive. Ma non lo so, io appunto questa mia esperienza nelle scuole mi dice che lì dove gli studenti sono chiamati a essere protagonisti e a creare qualcosa, a creare... un futuro, un'intelligenza del futuro, lì rispondono benissimo. Quindi è anche probabilmente come è organizzata l'apprendimento, come è organizzata la scuola, che non funziona tanto bene. Lei rinuncerebbe al diritto di voto, come chiede Grillo? No, assolutamente. Tanto è una che dice di no, cioè, facciamoglielo sapere. No, io vado sempre a votare, sempre. Questo bene. Peter Gomez e poi ovviamente subito anche Francesco Specchi. Ora arrivano e piovono le dichiarazioni, ovviamente la Lega dice inaccettabile, anche Elly Schlein si dovrebbe dissociare, dice il partito di Salvini, visto che anche Elly Schlein ha partecipato alla manifestazione, ma... Gomez, per te vorrei farti proprio una questione, un quesito più politico. Le dichiarazioni di Grillo le conosciamo, sappiamo com'è. Però questo è il suo ritorno sostanzialmente, no? Da lui che voleva stare di lato, lui che dice ora c'è Conte. Ecco, il risultato di questa sua sortita è che si è preso la scena. Non è che alla fine il peggior nemico di Conte si chiama proprio Beppe di nome e Grillo di cognome? No, te lo chiedo da conoscitore del movimento, no. Io credo che in questo caso non sia altro che il miglior alleato di Conte, perché il problema di Conte è che non è capace, non è nelle sue corde fare opposizione. Conte ha fatto una campagna elettorale che è andata bene perché tutti l'hanno additato come il nemico, non aveva nemmeno bisogno di presentarsi come il nemico. In questo momento invece ha difficoltà ad apparire. Grillo, per la polemica che è inesistente su queste frasi,
che non è difficile decriptare, visto che non vi fanno fare i lavori socialmente utili, voi che avete il reddito di cittadinanza, fateveli da soli, perché questo era previsto dalla legge, dimostra che il fatto che avere in campo il Grillo per solo mezz'ora fa sì che tutti parlino del Movimento 5 Stelle. Se ci pensate, in questi giorni del Movimento 5 Stelle non si è parlato praticamente mai. Quindi questo cosa significa? Esatto. Che per far parlare di sé bisogna raccontare delle barzellette o fare delle battute? Chiedo Significa? No, rispondo io. Significa esattamente che quando fai opposizione ci ha insegnato la Meloni, ce l'ha insegnato Salvini, ma ce l'ha insegnato anche Berlusconi. Purtroppo le regole di queste e di tutte le democrazie prevedono che tu per farti sentire alzi i toni. Beh, insomma, non so se delle democrazie o delle democrazie fondate sul sistema della politica spettacolo, e diciamo è un destino che ci accomuna molti altri paesi, ma nel nostro caso, avendo avuto in Berlusconi il leader supremo, un lutto nazionale, funerali di Stato per moltissimi anni, e che ha fatto la sua fortuna cominciando proprio da un'agenzia di pubblicità e poi dalla televisione, coincidono perfettamente la politica e lo spettacolo. Allora vado da Francesco Specchia. Per avere consenso bisogna essere uomini di spettacolo? Ma guarda, quando ho sentito questa cosa di Grillo, ho letto le agenzie e pensavo fosse un attentato al corpo stesso dello Stato, pesantissimo. Poi però ho visto il video. In realtà Grillo si comporta come Petrolini, come Carmelo Bene, viaggia sul paradosso, no? Quindi sono frasi buttate lì molto divertenti, per alcuni forse pericolose, secondo me lasciano il tempo che trovano, hanno il valore del vapore acqueo sulla politica italiana. Certo, poi noi ne parliamo e mettiamo i riflettori su Grillo dimenticandoci Conte, però io faccio notare che Grillo è uscito con questa sparata nel momento in cui nella legge di bilancio è stata inserita una norma che stabilisce la capacità di cumulo tra i lavori stagionali, i cosiddetti lavoretti, e il reddito di cittadinanza. Quindi solo questo basta per smorzare la potenza della frase di Grillo, che è una fesseria tendenzialmente. Poi tu mi parli che per fare politica bisogna essere anche dei grandi showman, e ti riferisci a Berlusconi? Assolutamente, sono assolutamente d'accordo su questa sua caratteristica, la caratteristica di blandire e di sedurre, come scrive Dacia Maraini oggi, è assoluta in Berlusconi. Poi però sono le persone che si sono lasciate benignamente sedurre, quindi devo dire che fondamentalmente sì, perché, fa parte del Petrolini, personaggio è in tre. Sì, perché Petrolini e Carmelo Bene sono Petrolini e Carmelo Bene, ma la platea in sala non certo, è Petrolini nel caso, e Carmelo nel caso Bene. Di Berlusconi ha fatto, nel caso di Berlusconi hai ragione, ma nel caso di Berlusconi è un signore che ha fatto 4 volte il Presidente del Consiglio e che ha avuto per 20 anni più della metà del popolo italiano dalla sua parte, quindi bisognerebbe chiederci perché allora a questo punto. O ci sono metà degli italiani che si sono comportati un po' in modo irresponsabile, oppure vuol dire che è stato un gigante con i suoi pro, i suoi contro, i suoi difetti, il suo lato scuro, che io ho sempre illustrato dal mio punto di vista. Poi tra l'altro il discorso degli oggettini io ci sono sempre andato contro a testa bassa, però devo dire che noi guardiamo adesso al dito e non guardiamo alla luna. È come dire che Maradona pipava invece di dire che Maradona era Maradona. Attenzione, non i napoletani Maradona non si tocca, attenzione. E poi non sappiamo Maradona neanche non si tocca, se esattamente Maradona non si tocca, no? Dacia Maraini, non c'è un processo. Allora, Dacia Maraini era un gigante, Silvio Berlusconi, come dice Francesco Specchia? Beh, certo, per mettersi in vista e fare il protagonista era bravissimo, era geniale, anche per guadagnare molti soldi. Però, ecco, se guadagnare soldi va benissimo, ma deve essere accompagnato, soprattutto se hai un posto di responsabilità, da un sentimento di responsabilità, da un esempio. Devi dare l'esempio. Se stai a governare un paese devi dare l'esempio, non puoi comportarti come chiunque altro. Ma infatti l'ha dato, no, e molti lo hanno seguito. È quell'esempio che gli di cinismo, italiani hanno seguito. Per esempio il disprezzo verso la magistratura, secondo me è molto grave, perché la democrazia è fatta di istituzioni, le istituzioni vanno rispettate e devono essere una che controlla l'altra. Appunto la magistratura, il giornalismo, lui ce l'aveva sia con i giornalisti che con la magistratura, la ricerca, l'università, la medicina, tutte le istituzioni sono fondamentali e vanno rispettate,
e non disprezzate perché fa comodo in quel momento. E poi non parliamo, apriamo quell'argomento delle donne, se vogliamo adesso ci arriviamo, aprire però. Quell'argomento, devo dire che mi lascia molto molto perplessa. Però se dovessimo fare prima Peter Gomez, poi ritorniamo da Massimo Franco e poi affrontiamo di petto con il nome di Pazzi anche la questione delle donne, ovviamente. Ma teniamo ancora un istante, questo lo dico subito, paragone impossibile. Da una parte Berlusconi e dall'altra parte Beppe Grillo. Gomez, paragone impossibile, però hanno forse soltanto una cosa che le accomuna. Cioè il fatto che uno è un ex imprenditore che a un certo punto ha fondato un partito e tutti all'epoca ridevano, ah Forza Italia, il nome di... E in realtà un partito che è stato sulla scena, ed è sulla scena politica da 30 anni. Dall'altra un comico che fonda un partito sul vaffa e che è sulla scena politica. E diciamo, queste due figure appartengono alla contemporaneità, cioè alla nostra nuova politica in qualche modo, tant'è che oggi parliamo del ritorno di Grillo e tu stesso prima hai detto senza Grillo forse non avremmo, non, il messaggio non sarebbe arrivato. C'è un paragone, cioè, l'unico, l'unico paragone che si può fare fra Grillo e Berlusconi è rispetto alla capacità di comunicazione e la capacità di interpretare un sentimento da parte di una parte della popolazione. Poi restano le differenze, e le differenze sono dovute non solo alle differenze di esperienze, quattro volte Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera, ma soprattutto nella storia delle due persone. Insomma, a Grillo cosa viene contestato dai suoi avversari in origine? Che avrebbe forse, quando faceva lo showman, preso dei compensi in nero. Dall'altra parte invece abbiamo un signore che quando doveva difendersi dai sequestri di persona ha assunto un boss mafioso, l'ha raccontato dell'Utri, ha deciso di pagare la mafia fino al 1992 col suo pizzo, ha evaso più di 300 milioni di dollari, ha il suo braccio destro condannato per fatti di mafia, il braccio sinistro per corruzione giudiziaria perché pagava i giudici in modo che lui potesse vincere le sue sentenze, per questo lui è stato costretto a versare 400 milioni di euro a Carlo De Benedetti, ma non basta, per vincere in politica, secondo sentenze definitive sia pure di prescrizione, ha pagato un parlamentare per parlarlo da destra a sinistra e per sconfiggere i suoi avversari e metterli in cattiva luce ha partecipato alla trafugazione di un nastro non depositato che è la famosa intercettazione di Fassino, benemerita essere pubblicata. Quella su Consorte. Allora siamo padroni di una banca. Allora, io non nego la grandezza di Berlusconi, perché il grande Berlusconi è un personaggio storico. Quello che io penso è che il vero berlusconismo in questo paese è rimasto nelle classi dirigenti, più che nella popolazione. Quelle classi dirigenti che spesso, non tutti, sui giornali, si sono, in occasione della sua dipartita, si sono accontentati di raccontare le parti che ritenevano in positivo di Berlusconi e hanno messo o addirittura censurato quelle negative, quello stesso sistema dell'informazione che ci ha fatto vedere quei funerali di Stato di Berlusconi con riprese particolari che cancellavano un fatto, ripresa dall'alto, ci si accorgeva che la piazza era mezza vuota, non perché gli italiani o i milanesi fossero anti-berlusconiani, ma perché a loro non interessava niente. Più che altro era, sì, e questo è vero, ma è vero, è molto interessante. No, se vuoi ti mostro le foto, è questa la truppa. La prefettura, la piazza. Pietro, vabbè, ma non importa. Esatto, adesso questo mi sembra un dettaglio, scusate. Abbiamo delle riprese dall'alto, davvero, quante persone ci fossero mi sembra un dettaglio. Piuttosto mi sembra interessante che fra i leader stranieri e presidenti e capi di governo di altri paesi fosse presente solo l'emiro del Qatar, Orban, e mi sembra un esponente del governo albanese, cioè nessuno dei grandi paesi occidentali e democratici ha mandato un suo rappresentante. Questo per dei funerali di Stato. Per dei funerali di Stato. I capi di Stato vanno ai funerali dei capi di... Sì. Sì, vabbè, insomma, allora l'emiro del Qatar è venuto per amicizia e questo comunque stava seduto accanto a Mattarella. Era una cosa un po' strana che non ci fosse nessun leader internazionale. Ma a parte questo, Massimo Franco, era strana ed era eloquente della considerazione anche personale e umana che forse si è generata con leader, a parte Putin, con gli altri leader. L'omelia di Monsignor Delpini sembra aver assolto Berlusconi da tutti i peccati di cui Peter Gomez ha appena parlato. Era un uomo d'affari, era un uomo a cui piaceva fare festa, essere spiritoso,
raccontare barzellette. Un uomo d'affari deve fare affari, non importa il criterio, quello che importa sono i risultati, ha detto quasi letteralmente Delpini. Due giorni dopo c'è stato il funerale di Flavia Prodi, la professoressa Prodi, per più di 50 anni sposata con Romano Prodi, e il cardinale Matteo Zuppi ha fatto in chiesa a Bologna un'omelia di tutt'altro segno, cioè non conta vincere, conta rammendare quello che si è rotto, conta avere pazienza, conta stare dalla parte degli ultimi. Però... glielo chiedo perché in questa stessa settimana abbiamo avuto come uno spettacolo quasi simultaneo di due idee d'Italia. Tanto la professoressa Flavia Franzoni, perché lei rifiutava di essere considerata la moglie di Prodi, su questo era molto attenta, aveva una personalità molto forte, inversamente proporzionale al suo presenzialismo, quindi era una donna particolarmente acuta, grande consigliera del marito. Ma c'erano due Italie, si sono viste due Italie, anche se io sull'omelia dell'arcivescovo di Milano Delpini ritengo che sia stata un'omelia invece molto forte, perché in questa descrizione di Berlusconi molto sincera, senza ipocrisie, lui non ha espresso giudizi, lui ha fotografato un uomo con grandi contraddizioni, una grande gioia di vivere, un eccesso di gioia di vivere, all'uso, alle feste, tant'è vero che credo che non tutti abbiano letto e accolto quelle parole con lo stesso consenso col quale molti le hanno accolte. E quindi penso che sia stata un'omelia che ha dato un segnale molto buono dal punto di vista della verità. Quindi io penso che sia stata positiva. E devo dire anche una cosa, che sentendo parlare in questi giorni, sono sempre più convinto che gli orfani di Berlusconi siano innanzitutto i berlusconiani e poi gli anti-berlusconiani. Perché il fatto stesso che in 20 anni noi abbiamo declinato la politica italiana in senso di berlusconismo e anti-berlusconismo implicitamente dice della subalternità degli avversari rispetto a questo personaggio, il quale, vorrei precisare, secondo me non è finito per gli scandali sessuali o per i processi, ma è finito perché il suo elettorato si è reso conto che le sue ricette economiche non funzionavano. E quindi dal 2011, quando fu costretto a lasciare il governo Palazzo Chigi, poi in realtà non è mai più tornato a Palazzo Chigi. E il mondo invece è andato avanti ed è cambiato. E per paradosso, io credo sia stato molto diverso da Grillo. Grillo ha fatto fare un governo con la Lega, col PD, nella stessa legislatura, e poi con la Lega e col PD nello stesso tempo. E in quell'ultimo governo è entrata Forza Italia declinante. Ma Berlusconi non ha mai fatto governi con gli avversari. Quindi dici che non lo ha premiato il fatto di non aver ottenuto la fortuna economica per sé forse sì, ma sicuramente non per il Paese. Non ha fatto per il Paese promesso. Quello che il Paese si aspettava. E quindi l'elettorato... E nel 2011 l'Europa ha fatto capire che se il governo avesse continuato l'Italia rischiava il collasso finanziario. Poi molti dicono a destra che è stato un golpe. No, semmai è stato un autogolpe, perché si è rotta anche la maggioranza. Con l'arrivo poi del professor Monti, io dissento, scusami, ti do subito, ti lascio subito, però dissento leggermente dalla opinione di Massimo Franco sull'omelia di Delpini, perché l'omelia di Delpini a molti, a me per esempio, è sembrata assolutoria nel momento in cui dice... Ad altri è sembrato il contrario rispetto a te, per questo non l'hanno approvata. Sì, posso? Prego. Posso? Vai, certo. Specchia, poi una domanda per Dacia Maraini. Prego. No, per aggiungere materia tecnica all'omelia, di quello che dice Massimo Franco è assolutamente condivisibile. L'omelia dal punto di vista tecnico anche prendeva un po' come dire, la tecnica delle ripetizioni di Charles Péguet, del teatro liturgico di Péguet.
La somma, quindi ripetizione, essere vivi significa, essere vivi significa, e batteva su quella una forma sincopata di semantica. E poi introduceva dei contenuti che erano tipici di Don Giussani. E Don Giussani diceva, poi alla fine, quello che ha detto l'arcivescovo Del Pini, quello che diceva Massimo Franco, cioè alla fine Berlusconi era un uomo d'affari, ma alla fine si è dovuto trovare al cospetto di Dio. Quindi Berlusconi si è dovuto rendere conto, dopo la morte, che comunque c'era qualcuno al di là di lui. Cioè, senza il signor onnipotente non si va da nessuna parte. Questo è il concetto di Del Pini. Vabbè, interessante questa interpretazione. È una fotografia del personaggio. Cioè, interessante questa interpretazione, però siccome manca pochissimo tempo, no? Interessante. Io ho una domanda per Dacia Marina. Ma sì, ma sul tema delle donne, perché Flavia Prodi, Flavia Franzoni, in Prodi, come diceva mia nonna, Flavia Franzoni, sposa di Romano Prodi, è stata legata a lui per più di 50 anni. Mentre nella chiesa che piangeva la perdita di Silvio Berlusconi c'erano almeno 4 vedove, diciamo, ufficiali e decine di care amiche in grande lutto. Allora, anche questo tema, diceva prima Dacia Maraini, la rappresentazione delle donne, no? Ipazia, il libro è una riflessione sul destino femminile, questa grande astronoma e matematica dell'antichità che è stata fedele alle sue idee e che è stata la prima a dire che non era la terra, il sole che girava intorno alla terra, ma il contrario. Questo l'ha messa in cattiva luce, e i fanatici cattolici l'hanno, cristiani l'hanno ammazzata. È una storia meravigliosa, è una storia straordinaria, sì. No, quindi questa idea di donna, cioè questa idea che persiste, non è che finisce con la morte di Berlusconi. No. Però io non so, mi preoccupa un po' il fatto che si parli di politica, di economia, non si parla mai di etica. Ma c'è l'etica o no? Ci deve essere o no? Cioè, il comportamento dei politici, secondo me, deve avere una sua etica, perché rappresentano il paese, non è un signore che passa per strada, è una persona che rappresenta un paese. Non so se si capisce che la rappresentanza è un fatto importantissimo. E chi rappresenta un paese deve avere una dignità, una rispettabilità, un'etica. E questo io devo dire la verità, quando vado in giro, ma quando se si sente parlare di Berlusconi, non sono io che porto il tema, ma quando sente, la gente ride, dicono bunga bunga, cioè non c'è un concetto meglio rispettoso. Meglio piangere, potrebbe non dire. Non c'è un'idea rispettosa, sì, di lui. Non riguardi solo Berlusconi, vabbè, purtroppo. No, vabbè, però anche l'Italia in generale. Però guarda che... L'Italia. Però è vero, vabbè, che ha vinto. Però è vero, Dacia Maraini, che ha vinto, tanto, vabbè, Berlusconi, non... e ha vinto quest'idea... Ma perché c'è una base di persone che amano così, diciamo, essere indulgenti con se stessi. Pensare che si può fare quello che si vuole e che in fondo conta più il proprio piacere che l'interesse del paese. Sono cose che per me sono fondamentali. Ci torniamo tra pochissimi secondi. A proposito di risate, anche l'ex premier britannico Boris Johnson è stato a lungo rappresentato come un guascone, sostanzialmente, anche nella stampa, non soltanto anglosassone. Hai usato un eufemismo. Vista l'ora. 60 secondi e torniamo. E allora di nuovo in diretta, siamo in chiusura, vi diciamo solo l'apertura del fattoquotidiano.it, riforma della giustizia, Nordio delegittima l'Associazione Nazionale Magistrati, dice il quotidiano diretto da Peter Gomez, nostro interlocutore è il CSM, non il sindacato, ve l'abbiamo detto perché era una delle altre grandi polemiche della giornata. Ci torniamo domani sul tema della giustizia, che cosa sarà della riforma della giustizia dopo Berlusconi, che per tutti questi anni ha impedito che si parlasse di giustizia senza parlare di lui. Se volete approfondire il tema del corpo delle donne, di cui abbiamo parlato stasera appena un po', mai quanto servirebbe, vi consiglio davvero di leggere la storia di Ipazia, Il nome di Ipazia, il libro di Dacia Maraini. Grazie, grazie Massimo Franco, Peter Gomez e Francesco Specchia. Noi ci vediamo con voi domani alle più o meno 8:30. E dopo di noi va in onda Eden, un pianeta da salvare. Stasera Licia Colò ci porta sul Monte Cervino e poi a visitare l'area archeologica di Pozzuoli, quindi dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. E allora, no, citazioni in omaggio, ma di cui è la Maraini. Ci vediamo domani.